Eccomi qua, colgo l'occasione nell'inaugurare questo nuovo sito web per salutare i miei vecchi clienti e per porgere un saluto particolare a quelli nuovi di clienti. A chi mi rivolgo? Ecco, questo va detto, io mi rivolgo a quel tipo di cliente che si autodetermina, è libero di scegliere. Chi non è libero di scegliere, chi è condizionato dal pensiero unico, dalle linee guida, da quel modo di fare convenzionale, ovviamente non può essere autodeterminato nel venire da me perché è condizionato da quel tipo di orientamento. E chi non ha quell'orientamento, ma al contrario, ha bisogno di risolvere il problema semplicemente e non di risolverlo in maniera convenzionale al costo di non risolverlo, perché in maniera convenzionale rischia di non risolverlo, rischia di doversi sottoporre a interventi chirurgici, a riabilitazioni lunghissime e rischia infine di non risolverlo. Comunque è contento di aver aderito al pensiero unico. Chi vuole essere libero di scegliere è libero di venire da me. Io accetto le persone libere, non posso essere per tutti. Non sia presunzione se io preciso che non tento di risolvere i problemi, io applico qualcosa che li risolve, va bene? Quindi mi rivolgo a quelle persone che vogliono risolvere il problema e non sciorinino continuamente la parola scienza, la parola evidenza scientifica, che vengono con un mucchio di risonanze magnetiche del ginocchio. Non vorrei essere frainteso nell'aver detto che non sono per tutti. Io non sono per tutti semplicemente perché io ho speso la mia vita a fare ricerca scientifica da outsider, da persona libera di fare la ricerca scientifica che non sia preconfezionata. Non ho mai timbrato il cartellino per fare la ricerca scientifica. La ricerca scientifica viene da momenti di ispirazione che ti portano a trovare delle soluzioni. Io ho trovato delle soluzioni che non sono quelle convenzionali. Quindi chi è innamorato del convenzionale potrebbe avere qualche perplessità ad affidarsi a una persona come me. Chi non è innamorato del convenzionale può senz'altro affidarsi a chi risolve i problemi pur pagando lo scotto di questa scelta, perché risolvere i problemi in maniera non convenzionale ovviamente espone a una sorta di giudizi, di censure. Quindi io non voglio essere censurato dallo stesso cliente che viene da me. I miei vecchi clienti lo sanno bene e vale la pena di spiegarlo per quelli nuovi. Io mi occupo essenzialmente di colonna vertebrale. E quali problemi risolvo? Risolvo i problemi del ginocchio, dell'anca, della caviglia, del piede, occupandomi di colonna vertebrale. Me ne occupo adottando un paradigma completamente diverso dal convenzionale. Convenzionalmente ci si occupa di ginocchio, di anca, di piede, andando ad approcciare il piede, il ginocchio, l'anca. Io cerco di cambiare il paradigma, anzi ho cambiato il paradigma, e approccio la causa del problema. La causa del problema non sta nel ginocchio, non sta nell'anca, non sta nel piede, non sta nell'alluce valgo, ma sta nella colonna. Io mi occupo di
risolvere il problema alla causa, approcciandolo dalla colonna vertebrale. Il principio basilare risale a 2500 anni fa. Uno dei criteri ippocratici, uno degli aforismi che purtroppo oggi è disatteso, l'aforisma di Ippocrate fu: guarda la colonna come causa di malattia. Quindi il principio fondamentale è che la colonna è correlata con l'anca, col ginocchio e col piede. Come è correlata? È correlata neurofisiologicamente, perché l'anca, il ginocchio e l'articolazione del piede, prima di essere articolazioni che si muovono, sono qualcosa innervate dal sistema neurofisiologico che le innerva. Il plesso lombosacrale è costituito da 600 milioni di nervi. Se di questi nervi qualcuno non funziona, è correlato nell'anca, nel ginocchio e nel piede, si vedrà sorprendentemente che il ginocchio duole, che l'anca duole, che non si estende, non si piega il ginocchio, che il collo del piede si gonfia. E quindi la correlazione è neurofisiologica. Quell'aforisma di Ippocrate, guarda la colonna come causa di malattia, è davvero la chiave per poter risolvere i problemi, ora in chiave moderna. Perché io lo posso risolvere in chiave moderna? Perché adesso finalmente ho trovato i mezzi, che sono quelli dell'elettronica e della fisica nucleare, che permettono di poter correlare in una maniera estremamente rigorosa i malfunzionamenti e i difetti funzionali dell'anca, del ginocchio e del piede. Quindi in questo modo applico un principio antico ippocratico e lo applico praticamente utilizzando dei mezzi che non sono semplicemente moderni, non esistono ancora. L'approccio convenzionale, proprio perché è fedele a quel paradigma che crede che il problema sia sul ginocchio, l'approccio convenzionale si limita alla sostituzione dell'articolazione naturale con una protesi artificiale, che poi risolva è tutto da vedere. Mi limito a dire è tutto da vedere, perché chi l'ha fatta la protesi lo sa che non si risolve. Quindi è un approccio soltanto per aderire a un paradigma. Risolvere significa eliminare il dolore, significa ripristinare la funzione, significa eliminare anche tutto quel corteo sintomatologico che c'è dietro a un ginocchio che non funziona più. Per corteo sintomatologico si intende anche i dolori che si possono avere contemporaneamente all'anca, che vengono interpretati come distinti e separati. Chi va per il ginocchio non riferisce allo specialista dell'anca, perché sarebbe rimandato allo specialista dell'anca, allo specialista del piede, allo specialista dell'allucevalgo. E il nuovo paradigma invece fa diventare le tre sintomatologie del tutto connesse con la stessa causa. Beh, che il risultato sia migliore è un dato oggettivo, non è un dato soggettivo. E com'è possibile oggi? Al tempo di Ippocrate evidentemente non c'erano ancora le nozioni di neurofisiologia, non si poteva sapere che c'era un sistema nervoso periferico, che c'erano 600 milioni di nervi. Quindi che cosa bisogna fare in pratica per individuare dei 600 milioni di nervi quali sono quelli che non stanno funzionando? Questo è possibile per chi conosce l'elettronica, è possibile perché sono sistemi praticamente che si basano
su degli algoritmi matematici, per questo bisogna avere una cognizione estremamente innovativa della matematica e bisogna saper far funzionare quei mezzi dell'elettronica, della radioelettronica che permettono di individuare 600 milioni di nervi nel tipizzarli uno per uno, nell'assegnare una frequenza ad ogni nervo e poi quelle frequenze che sono state individuate, che corrispondono a quei nervi che non fanno funzionare l'anca, il ginocchio, il collo del piede, praticamente ripristinare quello che si chiama in neurofisiologia il potenziale di membrana. Quello che non fa funzionare i nervi è il cosiddetto, la dottrina del neurone dice che ogni assone ha il suo potenziale di membrana, se scende al di sotto dei 70 millivolt il nervo non è più efficiente neurofisiologicamente. Farlo diventare efficiente richiede delle soluzioni di radioelettronica. Io non voglio entrare in merito a questo perché in fondo questo rappresenta tutta la mia vita di studi che mi hanno portato a trovare la soluzione, però non è questa la sede per parlare della soluzione tecnica, questa è la sede solo per rappresentare che c'è una soluzione tecnica e chi ha bisogno di risolvere il problema deve fidarsi della soluzione tecnica. Se scendiamo di nuovo nel tecnicismo ricadiamo in quel difetto che in scienza diventa scientismo. In fondo le persone hanno bisogno di risolvere il problema e di non essere confuse dagli effetti speciali con cui il loro problema viene risolto, perché sarebbe solo un tentativo di dare degli effetti speciali. In fondo io mi limito a risolvere i problemi, poi le soluzioni che ho trovato lo so io quanta difficoltà c'è stata nel trovarle. Quando vengono da me non devono firmare nessun consenso informato per una ragione semplice, che non li espongo a nessun rischio, a nessun effetto collaterale, a niente di invasivo, a niente di chirurgico. E forse la nozione che può essere sorprendente e ci tengo è che questa nozione venga colta. Quando io lo risolvo il problema? Perché lo risolvo subito, immediatamente? Perché è sorprendente questo immediatamente. Lo risolvo immediatamente perché io mentre faccio la diagnosi, mentre la diagnosi consiste solo nell'esplorare il piano dorsale cutaneo della colonna vertebrale, nell'esplorarlo con una sonda a radiofrequenza, quando io faccio questa esplorazione, il fatto stesso di rintracciare le fibre nervose correlate col problema risolve il problema. Questo è sorprendente, che quindi in fase di diagnosi il problema è risolto, la stessa diagnosi risolve il problema. Questo vorrei che fosse colto con molta attenzione. Per questo non è invasivo, non è pericoloso, non è causa di problemi collaterali. Perché io faccio semplicemente una diagnosi non invasiva e mentre la faccio il problema si risolve. È sorprendente e mi rendo conto che sia sorprendente. Sì, è la diagnosi stessa che risolve il problema. E questo mi offre lo spunto per chiarire un aspetto deontologico, vorrei che anche questo fosse colto con attenzione. L'impianto delle protesi ha un costo cospicuo, non stiamo a entrare in merito alle cifre, ma impiantare una protesi privatamente, stiamo parlando del privato, ha un costo cospicuo. Il fatto che io, nell'aver messo a punto questa metodica, che non è
invasiva e che è persino più risolutiva della protesi, perché la protesi tutti sanno che dopo un certo numero di anni ripetutamente va risostituita e poi non risolve il problema. Quindi il fatto che io lo risolva in maniera decisamente molto più efficiente, più efficace del metodo convenzionale, mi obbligherebbe ad applicare un costo significativamente più alto del costo di una protesi privata. Però considerando che io non faccio ricovero ospedaliero, considerando che non faccio niente di chirurgico, considerando che non c'è dolore, non c'è sofferenza, può apparire improprio un costo che sia cospicuo e addirittura superiore a quello della protesi. E quindi se è improprio significa che no, alla fine io deontologicamente rispetto quella norma che impone di non fare concorrenza a chi fa le protesi, però devo anche far comprendere al cliente che io gli sto offrendo il risultato gratuitamente, praticamente io faccio la visita e gli risolvo il problema e il cliente beneficia del risultato a titolo assolutamente, squisitamente gratuito. Questo vorrei che fosse colto e capite, no, perché deve essere così. Perché da me non c'è un ricovero, non si soffre, non c'è niente di chirurgico, non si deve fare nessuna anestesia spinale, non si deve fare l'epidurale, non si deve fare niente di tutto questo. E capite che quando la persona vede risolto il problema con estrema semplicità, troverebbe improprio un costo cospicuo. Ho reso l'idea dando questa spiegazione. Questa domanda è motivo di riflessione. La semplicità non paga mai. Perché non paga mai? Perché noi viviamo in un tipo di paradigma, in un modello scientistico, non scientifico, dove tutto deve essere complesso, tutto deve essere complicato, ci deve essere l'ospedale, l'ospedalizzazione, il cosiddetto processo clinico. Clinico viene da una parola, devi stare disteso sul letto, devi essere ricoverato per qualche giorno, devi essere poi sottoposto a tutta una riabilitazione. No, tutto questo è complessità. Che uno abbatta tutte queste complessità e con una semplicità sorprendente abbia trovato un metodo che già durante la diagnosi ha risolto il problema, è una semplificazione estrema, che però, come vede, non paga. Non paga al punto che uno non la può nemmeno far pagare e è anche, come dire, moralmente mi gratifica pure questo aspetto, perché in fondo in medicina c'è l'obbligazione di mezzi, mica di risultati. Io sono l'unico che si obbliga a dare i risultati, persino non facendoli pagare. Quindi la sua domanda va risposta così: la semplicità non paga, come vede.